Giovanni Rosichini, non bisogna abbassare la guardia, no? Lo dite sempre, voi tecnici, uomini di sport, però state facendo delle cose strabilianti. Sì, il campionato fino adesso sta andando bene, non bisogna abbassare la guardia, non è un modo di dire, è un aspetto fondamentale, anche perché sappiamo che questo campionato ci porterà poi a disputare i play-off, che sono un campionato nel campionato con caratteristiche del tutto diverse e ci dovremo far trovare pronti. Tra l'altro c'è da dire che con l'ingaggio dell'opposto Morelli la squadra ha fatto il salto di qualità. Sì, direi di sì, nel senso non tanto perché la squadra senza Morelli non giocasse bene, quanto perché si sono ristabiliti certi equilibri, che nella pallavolo spesso basta un piccolo granello di sabbia per inceppare un meccanismo. Si sono ristabiliti certi equilibri con un giocatore onestamente di valore che si aggiunge a una squadra di valore. Poi insomma i numeri non mentono mai, perché nelle ultime 9 partite, 9 vittorie, avete perso solo 2-7, se non vado errato. Sì, abbiamo fatto sempre 3 punti perdendo 2-7. È tanta roba. Beh, direi di sì, insomma, ecco, onestamente contiamo di lavorare, e poi quando si ottengono certi risultati si lavora anche meglio in palestra, anche se devo dire che i ragazzi non si sono mai risparmiati. Assolutamente, lei è tornato a Pineto in questa società a distanza di 3 anni. Sì, ho trovato alcuni cambiamenti, sicuramente c'è uno staff di alto livello, devo dire questo, la società è ben strutturata, i dirigenti sono attenti alle nostre esigenze, lo staff che ho trovato, dal direttore sportivo al team manager, fisioterapia, preparatore atletico e allenatori che mi danno una mano, è sicuramente di alto livello. Ora c'è la sosta, poi si riprenderà con 2 partite interne consecutive, il 7 febbraio col Tuscania, il 14 con Roma. Sì, affrontiamo subito Tuscania, che fino all'ultima settimana era come noi prima in classifica, ha perso l'ultima partita con un'altra prima e quindi è a ridosso delle prime, per sta 3 punti dietro, sicuramente una grande squadra. E poi Roma, dove disputammo a Roma all'andata una brutta partita, per cui insomma abbiamo voglia di rivalsa. Gioca un po' col suo cognome, negli ultimi tempi le rivali stanno rosicando. Speriamo che continuino a rosicare.